Sono scesi in piazza in migliaia stamattina gli studenti delle scuole e dell'università per rivendicare i loro diritti dalla distinzione tra scuole private e scuole pubbliche al diritto allo studio e all'edilizia scolastica. I ragazzi provenienti da tutti gli istituti, dal Cannizzaro al De Felice al Liceo Artistico Emilio Greco, si sono dati appuntamento in Piazza Roma e hanno occupato tutte le vie della zona, mandando in tilt il traffico. Urla musica e bandiera al vento per le vie del centro fino all'occupazione simbolica di Piazza Stesicoro. Protestiamo perché non si può che ci siano scuole di serie A e di serie B. Serie A sarebbero le scuole private che sono finanziate dalla regione, mentre le scuole di serie B siamo noi che siamo le scuole pubbliche, che paghiamo tante tasse senza avere nessun riscontro. Non ne possiamo più. Infatti ora stiamo organizzando tutte le scuole, ci riuniamo e protestiamo. I ragazzi del liceo artistico hanno anche realizzato dei pupazzi con le tasche senza soldi. Sembra un personaggio che rappresenta la scuola, che appunto è con le tasche di fuori in segno di non avere soldi. Noi infatti in quanto liceo artistico abbiamo maggiori disagi su questo fatto. Ad esempio l'anno scorso non avevamo l'argilla per lavorare e quest'anno è crollato il soffitto dell'aula di plastico. Quindi senza queste cose non possiamo lavorare. Accanto a loro gli studenti universitari. Scuole e università assieme per protestare, cosa chiedete? Allora, chiediamo un trattamento più equo per gli studenti e soprattutto far sì che il diritto allo studio non sia un privilegio, ma sia realmente un diritto che, oltre ad essere sancito per Costituzione, divenga effettivamente un diritto acquisito degli studenti. Per questo gli studenti delle scuole superiori, della Federazione degli Studenti scendono in piazza e per questo noi della Rete Universitaria Nazionale scendiamo in piazza al loro fianco, per un appuntamento importante che inizia una serie di iniziative e di appuntamenti che vedranno e ci vedranno protagonisti lungo l'intero arco di tutto l'anno. Quali sono i problemi effettivi? I problemi effettivi sono l'edilizia scolastica per le scuole superiori. Veramente pochi istituti superiori a Catania e in provincia sono agibili, hanno un certificato di agibilità. Questa è una cosa gravissima. Gli studenti non possono rischiare la vita ogni qualvolta vanno e vanno ad apprendere, ad imparare, vanno a scuola. Il diritto allo studio, una quantità ingente di fondi non sono trasferiti per il diritto allo studio per gli studenti delle scuole superiori. Cosa? Che sarebbe dovuta essere stata fatta. E noi dell'università camminiamo a braccetto con i ragazzi perché le loro battaglie sono le nostre battaglie. Sonia Lafarina per TG La Sesta.